quello che ancora io non riesco a capire è perché diavolo ho questo che adesso andrò a prendere. Sì. E con questo sono un rapper provetto io, bro. Segui questo flow perché io spacco, perché sono un vero pro io, bro. Segui questo flow io, bro, io. Ho spaccato un po' tutto. Adesso mi sa che dovrò sistemare. Allora, aspettate un attimo. Ancora un attimo. Potete ritenervi fortunati, perché se mi cade questo è normale che, questa non è pubblicità ad H&M, non sto facendo pubblicità ad H&M, sarebbe ancora più figo se mi sistemassi così. Avrei più tasso di sistemare il cane, ma adesso quello che vi dà fastidio, sono quello che vi farò andare a vedere in questo video è il casino dove mi trovo io. Quindi andiamo a vedere. Oh, aspettate, aspettatelo. Qua c'è un problema tecnico. Allora, adesso muterò e andrò da questa parte della camera in un flash. Sentite, eccoci qua. Questa qua è una rete perché c'è la rete del divano. Quindi io devo stare sul letto e questo è il divano. Voi ditemi se io devo essere in queste condizioni. È normale che io debba stare qua su questa rete? Proprio cammino sulla rete. Guardate, guardate. Io devo praticamente stare su questa rete qua. E ti levi, insomma. Devo stare su questa rete qua. E questo è il problema, ragazzi. E questo è il problema. Che io devo dormire sulla rete, quindi se no non devo fare di qua. E questo è scomodissimo, è scomodissimo. Perché ovviamente se capita l'ironia sapete che c'è. Aia! Mi sono leggermente ucciso la caviglia e anche la gamba. Mi sono ucciso. Quindi adesso sono tipo su questo. No, il mio cappello deve stare qua. Io se morirò, morirò col mio cappello. Cioè, ragazzi, qua bisogna fare un parkour di quello che Assassin's Creed può accompagnare solo. Ma aspettate, adesso facciamo il vlog così. Continuiamo il vlog così. E c'è molto tasso di sistemazione qui su questa rete. Siamo molto comodi. E quindi ci si può essere molto comodi, vedete. Che ci fai con una rete? Ci faccio, ragazzi, ci faccio. È utile avere una rete. Che se io vado a dormire, no? Io dormo qua su questo che è il divano. E poi tipo qua appoggio il cellulare in carica con il caricabatterie che sta di là. Oppure magari ci appoggio gli occhiali quando vado a dormire. Mi volete vedere senza occhiali? Vedete senza occhiali? Quando perdi gli occhiali, perché? Dove stanno? Non lo so, ragazzi. Allora, eccoli trovati, eccoli qua. Eccoci. Qua. Oh. Io c'ho. Ah, che bello star così. Così è di sicuro più comodo. Anche se. Adesso dove sta? Dadi, giochiamo a dadi. Giochiamo a dadi. Io tiro, vai! Vediamo, allora. Vediamo, è capitato. 6, 6 e 1. 6 e 1, è capitato. E 6 più 1 è 7. 7 6 più 1 è 7 6 meno 1 è 5 7 meno 5 è 2 2 è formato da una cifra 2 meno 1 è 1 io sono una persona quindi 1 e 1 1 diviso 1 è 1 sono 4 minuti e 25 di video io me ne frego e continuo a tirare i dadi vediamo cosa capita stavolta vediamo. Quindi di qua c'è un 1 sempre e di qua c'è un 1. 1 ed 1. Wow. Bello, bello, bello. Quindi è capitato l'1. Ritorniamo sulla rete. Adesso. Ah! Basta adesso. Basta adesso. Basta, 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 basta. Ah, devo andare a prendere una cosa. Aspettate.
No, Tequila sta dormendo. Mondo viola, mondo viola. No, così. Ok, così è da bambino stupido così. Da bambino stupido e l'offio. Tipo, faccio così, guardate, guardate. Vedete che c'è il cappuccio qua? Faccio tipo così. Papà! E adesso me lo sono messo. E invece no, guardate, adesso così. Papà! Ah, adesso me lo sono messo. Fregatevi tutti perché me lo sono messo. Allora, aspettate. Vieni qui. Ferma, ferma, ferma. Ok, sono leggermente in obliquo, ma ci siamo, no? Ci siamo. È tutto molto interessante. Ecco. Sopra. Vi volevo dire che in questi giorni sto impazzendo da morire con Netflix. C'è qualcosa di assurdo, perché Netflix, cioè, ho visto 13 Reasons Why, che parla di Anna Baker, una ragazza che si ammazza, e registra 13 cassette dove spiega perché si suicida, perché si ammazza, perché si suicidia. Quindi lo spiega così, parla del meno, del più. Insomma, parla del più, del meno, del per, del diviso, delle operazioni, della moltiplicazione, della radice quadrata, della potenza, del fratto, di tutte queste cose qua. Sì, molto scialle, zio. Molto scialle, bro, bella zio. Bella frate, zio. Questo. E Assassin's Creed è bello, soprattutto il 2, perché Ezio Auditore, cioè, Ezio Auditore è qualcosa di fantastico, cioè il miglior assassino che possa esistere, Ezio Auditore. Quindi è questo, ragazzi, eh. È importante. Altair, anche se è il più importante, è meglio Ezio Auditore. Ed è anche bello Edward Kenway, che è padre di Ethan Kenway, che è padre di Connor Kenway. Quindi Edward Kenway è nonno di Connor Kenway. Se voi sapete, tutta la famiglia di Kenway. Prima con Anyway. Ah, solamente se Way, Kenway, perché Anyway finisce con Way e Conway, e Kenway finisce con Way. Quindi Anyway, se portate un takeaway, fate un takeaway col Kenway, Anyway fa nulla Way. Ti saluto per strada, ti dico ehi, io non guardo, fa VJ, da grande sarò un grande DJ, io ti incontro per strada e spingo il Blu-ray e faccio partire il piano del DJ. Barra! Ok, vedete? Sono un pianista di piano bar. E quindi questo quartiere molto petaloso, perché ha i petali, i dadi hanno i petali, ragazzi. Io dovrei andare a pranzare, ma non pranzerò e tirerò questi dadi così. Guardate la vita che scialla così, scialla così, scialla così, scialla. Basta adesso. Allora, vedete, se io mi levo tutte queste, ah, che. Che liberation! Adesso devo andare a mangiare una bellissima focaccia fatta da mia madre ed è davvero qualcosa di buonissimo. Quindi io vi saluto e vado a pranzare. Ciao a tutti!